Circus Out Out è un percorso di riabilitazione che ha delle basi teoriche che vanno ricercate all'interno delle caratteristiche neurofisiologiche del disturbo e che si ispirano ai principi della TED, che è la teoria di scambio e di sviluppo, e alla teoria dei neuroni specchio. Dunque, i partecipanti al progetto, dopo una valutazione iniziale, vengono suddivisi in gruppi a seconda della loro età, delle loro caratteristiche funzionali e delle loro competenze. Ogni attività circense è guidata dal maestro di circo, dall'educatore e supervisionata dalla neuropsichiatra infantile. E ogni seduta, l'equipe di lavoro programma la seduta ed ogni esercizio viene strutturato in modo da rispondere e per stimolare le funzioni deficitarie individuate in ogni obiettivo. Grazie quindi ad un contesto inclusivo ed accogliente e grazie anche alle diverse tecniche del circo si è creata un'opportunità per scoprire le abilità di ciascuno e per far emergere i loro talenti. I risultati sono diversi e a più livelli, motorio, sociale, emotivo, cognitivo, e i dati raccolti nei 5 anni ci mostrano dei miglioramenti nella collaborazione, nella cooperazione motoria e ci mostrano anche una riduzione delle bizzarrie comportamentali di questi ragazzi e un aumento della loro capacità di integrazione percettiva che li rende più adattabili al contesto in cui vivono. Per attivare poi un vero processo di integrazione e per dare vita ad un reale spettacolo di circo, dopo 2 anni abbiamo iniziato a far lavorare insieme i ragazzi di Circus Out Out con i ragazzi neurotipici della scuola di Circo Libera Tutti. Il lavoro di collaborazione e di condivisione anche emotiva tra i gruppi ha permesso di mettere avanti le abilità di ciascuno dei ragazzi e di superare invece le differenze. Si è potuto evidenziare la loro capacità di adattarsi agli stati d'animo di un vero spettacolo teatrale e grazie a un meccanismo di imitazione e condivisione l'ansia che è precedente allo spettacolo, che all'inizio si esprimeva con movimenti stereotipati e bizzarri, è divenuta a poco a poco contenuta all'interno del gruppo e si è espressa con modalità più comprensibili dal contesto. Ah, questa è l'altra. Per concludere, devo dire che grazie appunto ad un contesto e a un ambiente naturale, stimolante e giocoso come quello del circo, che permette anche di stimolare obiettivi terapeutici diversi e definiti, i nostri ragazzi non si identificano più per i loro disfunzionamenti, ma piuttosto per le loro qualità di acrobati e di giocolieri. Il resto delle conclusioni le lascio a voi dopo che avrete visto lo spettacolo. Grazie. Thank you.
Thank you.